Ok, eccoci nuovo qua con Dragon Ball Adventure Adventure, vaffanculo a quello che mi lancia le bombe, speriamo che mi muore i parenti. Ok. Avanti, avanti, avanti. Cerchiamo di evitare che mi passi troppo tempo, che non ho tempo per finire sta parte, purtroppo, apparente, purtroppo. Ok, nemici. Qui. Ehi. Va bene, che cazzo sta succedendo? Mi dice di andare di là e non posso andare. Ah, posso andare di qua, ok. Mi ricordo sta parte e mi ricordo che morivo sempre. È colpa di quei bastardi, probabilmente. No, tu non mi butti giù. Ok, ce la fate senza morire. Prima volta nella vita. Oh, questo qui. Ah, è l'invincibilità sostanzialmente. Perfettamente, perfetto. Me ne vado avanti. Non devo andare qua. Belle queste muschette. Comunque c'è da dire una cosa. Mi trovo meglio a commentare altri tipi di giochi. Non so perché qui non mi sto poi così tanto bene. Forse perché in questo momento qua sto pensando devo fare in fretta perché non ho tempo. Là sopra io mi ricordo che mi facevo di tutto per raggiungere la cima di quel coso là. E ci. Alla fine ci riuscì, però facevo una fatica assurda. Ok. Qui bisogna proprio sbrigarsi perché sennò ti fai il culo la roccia. Questo gioco qua è un gioco d'azione in 2D, il migliore che abbiamo mai giocato forse. Dico in, totalmente in 2D, cioè. È veramente bello, a me piace un casino sto gioco. Anche se appunto sono alcuni falsi storici, tra virgolette, che non è proprio il termine corretto, ma che sono rotte. Tra cui c'è, ma dai, c'è. Ok. Ok, qui dentro ci deve essere qualcosa di interessante perché mi hanno fatto entrare qua. Non farmi perdere tempo. Ah, non c'è un cazzo. Ok, grazie gioco. Sapevo che le tue porte portavano qualcosa. Una minchia proprio. Di qua, ok, tra un po' c'è il boss. Penso che questa qui sia l'ultima stanza. Ovviamente evitiamo tutti perché non ho tempo, porca vacca. Dai, stupidi nemici. Io devo decidere di registrare quando ho tempo, proprio tutto il tempo del mondo. Perché io sono stupido e registro quando non ce l'ho il tempo. Ma i bastardi schifosi. Vabbè, a me piace come ha fatto lo sprite di Goku bambino, veramente fatto bene. I nemici sono fatti bene anche loro, anche se boh, mi sembra che ci sia meno cura. Perché vedete che alla fine avevano fatto 5 immagini. Ci sono meno sprite, molti si ripetono. No, sto dicendo cazzate, dai. Non è vero. Una vita extra. Questo vuol dire che qui si rischia di morire, probabilmente. Ok, no? Ok, sì. Decisamente. No, tu sei abbastanza, volevi uccidermi, è abbastanza, dono schifoso. Questo qui comunque è un gioco che se lo trovate in giro, avete un Game Boy Advance, così. O volete giocarci in altri modi, è un gioco consigliatissimo per entrambi i casi. Anche se non mi piace Dragon Ball, è comunque un gioco molto divertente da giocare. Infatti quando l'ho giocato sto gioco qua a Dragon Ball, ormai mi ero dimenticato cos'era. Infatti, cioè, tipo, io mi ricordo che da piccolo, quando presi Game Boy Advance, mi misi lì a giocare a tutti i giochi. Cioè, mi capitano tra le mani alcuni giochi di Dragon Ball, io li riscoprì Dragon Ball proprio tramite essi. Cioè, io giocai a. Quando giocavo a Legacy of Goku 2, ma si parla di tanti anni fa, non sapevo più nulla di Dragon Ball, l'ho dimenticato ormai tutto. Adesso so tutto quanto. So anche i nomi francesi, spagnoli, portoghesi di Dragon Ball, tutto quanto. Però una volta no. Perché diciamo che c'ho la questione delle fisse, no? Proprio io non è che. Non è che mi appassiona le cose, io mi fisso alle cose e poi dopo. Poi dopo mi dimentico tutto. Perché mi togli un cazzo? Perché di uccidermi? Io mi fisso sulle cose, no? E dopo succede che quando mi rompo, no? Non le seguo più. Dragon Ball, diciamo che ho smesso di seguirlo dopo un po', perché. Dopo parecchio tempo, perché mi era veramente preso. Ho imparato a memoria qualunque cosa di qualunque versione, addirittura, quindi. E posso assicurarvi che il fumetto italiano è tradotto proprio col culo. Col buco del culo è tradotto. C'è un sacco di gente che si basa sul fumetto, ma guardate, veramente, seguite. Cioè, il Dragon non è una cosa che richieda una traduzione particolarmente bella o precisa per essere seguita, quindi smettete di rompere i coglioni con alcune frasi che sono dette in un modo o in un altro, perché il fumetto è tradotto veramente male. Ho letto i fan sub, cioè i fan sub, le traduzioni del fumetto fatte da fan che sanno veramente il giapponese, lo fanno in maniera.
professionale, e ciò che hanno tradotto in italiano nel fumetto è totalmente sminchiato, e anche le frasi sono proprio scritte male, cioè fuori contesto. Chi sei? Sono Pinaf il Grande. Così sei tu che hai rubato le sfere del drago? Sì, l'ho presa io, ma me ne manca una. Hai tu una sfera con dentro le quattro stelle, vero? Dentro. Se non me la darai subito, te ne pentirai? Domanda. Non ho intenzione di darla a uno come te. Bene, così non hai davvero nessuna intenzione di darmela. La cosa ti fa interessante, ti mostrerò la mia potenza. Yeah! Boom, diventa un dei robot. Prendi questo. Vabbè, lo scopo è ucciderli, per chi l'avesse capito. Ovviamente il robot di me l'hanno tralasciato perché fa un culo, suppongo. Perché diciamo che in Italia c'è una questione di Dragon Ball che veramente fanno un casino per la versione italiana televisiva, ma vi assicuro che è la migliore versione italiana, la migliore versione televisiva che esista. Sia in fatto di censura, che ce ne sono veramente poche, che in fatto di adattamento, perché le altre versioni sono totalmente sminchiate, non esagero quando dico totalmente sminchiate. Sono veramente dei disastri, con tipo a ogni episodio mi hanno tolto 5 minuti, la maggior parte delle frasi non aveva nulla a che fare con ciò che accadeva, cambiava un doppiatore a minchia, voce a minchia, nomi a minchia, tutto un casino, eh. Quindi fidatevi, l'unica versione buona è la messicana in fatto di adattamento. Ehi, va tutto bene, va tutto bene. Ora, ridammi quelle sfere del drago, ok? Tum. Cos'è quel gas? Oh, pum. Ci sono cascati. Dormo come ragionetti. Oh no! Cosa? Vieni fuori, Shenlong, Shenron, ed esaudisci il mio desiderio. Esaudirò qualunque tuo desiderio. Voglio diventare. Voglio qualche mutandina. Voglio qualche mutandina. Ecco, questa qui è la voce giusta. Nella versione spagnola chiede un cappello con due buchi. Ho esaudito il tuo desiderio. Addio. Dannazione. Non ve la farò passare liscia. Ma appena adesso mi ritiro. Bella mossa, Olong, ma le sfere del drago si sono di nuovo tutte sparpagliate. Peccato, per un altro anno non saranno altro che comunissime pietre. Beh, fino ad allora mi addestrerò con il maestro Muten. A più tardi, ehi, nuvola Speedy! Ok. Salvataggio salvato, questa parte vi c'è decisamente qua. E Flint Fox, alla prossima, ciao!